Un quartiere abbandonato da anni, uno stato di degrado che ha lasciato il segno, ora basta. Così il candidato sindaco di Trani Governa, Tommaso Laurora, è intervenuto in via Andria durante uno dei suoi appuntamenti con i cittadini direttamente nei loro quartieri. Noi, spiega Laurora, siamo per una politica totalmente diversa dalle altre. Noi dovevamo fare una campagna elettorale differente dagli altri, perché se siamo diversi dagli altri lo dovevamo dimostrare. Abbiamo dimostrato che in città ci sono tanti quartieri, tante zone nuove, addirittura a microfoni spenti molti giornalisti mi hanno detto di non conoscere questi quartieri. È evidente che questo lascia pensare come siano del tutto abbandonati questi quartieri, perché per non conoscerli nessuno è evidente che nessuno mai è venuto. Noi ci vorremmo occupare davvero di questi quartieri, io sto facendo dei contratti con i cittadini mettendoci la faccia, sono convinto che i cittadini apprezzeranno tantissimo il nostro modo di operare, soprattutto il nostro modo di fare politica, un modo differente, non più arroccati all'interno del palazzo ma per strada. Ed ecco dunque il quartiere di Via Andria, secondo il candidato sindaco di Trani Governa, un luogo abbandonato al degrado e per certi aspetti non sicuro per i cittadini, ha aggiunto Tommaso Laurora. Ci sono delle case popolari in uno stato di abbandono che necessitano di ristrutturazioni importanti. Non è concepibile che i nostri concittadini debbano continuare a vivere in questi luoghi, probabilmente anche pericolosi da un punto di vista igienico-sanitario. Era importante fare degli accordi, ovviamente con l'ARCA, accordi disattesi, ma non solo, sono comunque distaccati e divisi in via Andria perché manca un sottopasso veicolare e pedonale. Alle mie spalle c'è una piazzetta, la piazzetta Petronelli, che è versa in uno stato di abbandono totale. La chiusa del candidato sindaco Laurora è sul significato del primo cittadino operaio. Significa che io non starò mai nel mio ufficio a ricevere le persone, al contrario, sarò io in prima persona ad andare tra la gente, con la gente, a capire i problemi e a cercare le soluzioni.